Ciao, eccomi, Teresa, la viaggiatrice Le Mat. Sono in Toscana, nella montagna fiorentina. Volevo capire come si costruisce concretamente uno sviluppo locale sostenibile. Piccole comunità accoglienti e partecipate. Volevo mangiare bene e godermi l'autunno. Le Mat mi ha suggerito di andare a trovare Caterina e Carlo e di partecipare per una settimana al loro lavoro. Salgo da Firenze, piano piano, con il treno fino a Contea. Alla casa, il Tondo, si può arrivare a piedi seguendo la vecchia mulattiera che da Mulin del Gorazzaio ti porta a Caiano. E qui, porzione di mondo, piccola spettacolare scenografia dell'essere umano, c'è Ecotondo. Il portone in legno con i biglietti delle località mi accoglie all'ingresso. Carlo si affaccia alla cucina, sta preparando il suo benvenuto. La camera è quella con il parquet. Nella stanza in fondo vedo le luci dei comodini accese, colore e vita che scorre veloce. Tra le pennellate che la natura crea con mirabile perfezione. Mi permetto di chiedere, ma voi vivete qui? Ogni sera gesti comuni che si ripetono nel tempo, ritualità che fanno un luogo. Vuoi che ti gratto io o gatti da sola? Gatto solo, perché tu gratto soltanto. Domani arrivano altri ospiti e ci si prepara per l'accoglienza. Ogni volta qualcosa di nuovo. Qui non è mai tutto pronto. La mattina andiamo al centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi, gestito da chi mi ospita. Al centro visita è in corso un circolo di studio. Persone, mestieri e vite e attività di abitanti nati qui o arrivati da vicino e lontano, che si riuniscono per progettare insieme possibili sviluppi, per vivere e lavorare qui, per evitare che il tutto diventi una periferia di Firenze. E così conosco Daniele Lastrofilo, Cristina che ama i cavalli e anche i bambini, Maria Luisa, che tuttora gestisce il frantoio tradizionale del paese, Cecilia, da sempre attiva nella costruzione di comunità, e Francesco con il Bar Falterona. Li seguo nei loro luoghi di vita e di lavoro. E poi c'è l'invito per la camminata, a vedere il castagneto da frutto di Daniele, là vicino a Castagno d'Andrea, dove gli alberi toccano il cielo. In questo castagneto si produce in questo momento principalmente il marrone DOC IGP. È un marrone molto pregiato, molto dolce, è una varietà veramente buona. Un piccolo paese, Londa,
la onda che schiuma al confluire dei torrenti Rincine e Moscia. La sera si continua a discutere a cena, insieme agli ospiti. Bisogna riprendere l'agricoltura, si dice. Wow! Ceci! Wow. Ceci! Osnos! Aspetta che si brinda un attimo. Dopo 5 giorni, svalichiamo nel bosco, verso la parte aretina del parco. Grazie Lemat per avermi fatto conoscere altri special persons and special places.